Questa chiesa ha le colonne a due, queste due scanalate, poi le altre che sono di un tipo di marmo, le terze sono di un altro tipo di marmo, le quarte sono tutte e due sorelle di un altro tipo di marmo, le ultime due niente da fare, una è per conto suo e l'altra ancora di più per conto suo, quella è proprio granito rosso. C'è un episodio che io ricordo quando io ero parroco e lei era cardinale vicario durante il sinodo, ma viene a proposito il sinodo, tutta la basilica di San Giovanni con le sedie, i monitor, assemblee. Una sera c'era un'assemblea un po' più vivace perché c'era la questione di dare spazio più o meno ai movimenti e in particolare a qualche movimento che era un po' più forte in quel momento e ancora forte. E allora si discuteva e io ho avuto un'illuminazione, non lo so. Comunque ho preso la parola, forse una volta sola, e ho detto: a me sembra che quello che conta è un po' la sostanza e certi elementi secondari non dobbiamo caricarli troppo. Per esempio, ho detto, guardate là il ciborio, alle spalle del tavolo di presidenza, qui non c'è il ciborio, c'è l'altare, c'era il ciborio. Guardate un po' il ciborio di San Giovanni. Tre colonne sono identiche e la quarta tiene sul ciborio, ma è scura, è proprio di un altro colore, eppure tiene sul ciborio. Lei era al tavolo come adesso, sa cosa ha fatto? Ha guardato bene per qualche secondo, poi si è girato, io mi ricordo. Non dico che da quella frase sia venuto fuori niente o da quel suo sguardo, però l'episodio mi è rimasto perché è vero. Nella Chiesa bisogna guardare alla sostanza e non alle apparenze o agli accidenti, direbbero. Ecco, quindi sono contento di averle ricordato il suo lavoro. Grazie. Il mio intervento adesso direi che è breve perché non ho conosciuto Cardinal Biffi, ho letto anche quello che ha scritto Don Fernando, è vero? E quello che vi voglio dire, un apprezzamento della dottrina del Cardinal Biffi che ho avuto occasione di fare a Domodossola quando abbiamo istituito un centro di cultura proprio nell'ambito del progetto culturale, centro di studi Valdossola collegato con l'Università Cattolica, e avevo una conferenza con gli ex alunni per costituire questo centro. Ed è venuta provvidenziale una conferenza del Cardinal Biffi, che adesso ho ripreso, ma prendo solo il pensiero iniziale, che ha come titolo Per una cultura cristiana, dell'85. Cosa dice? Anche qui una vicinanza grandissima tra Osmini prima e Cardinal Biffi poi. Partendo dal Cardinal Biffi, e sviluppa questo termine, questo binomio, ovvero questa cultura cristiana. Cosa si intende per cultura? E poi, scusate, se può essere una cultura cristiana, non dei cristiani. Il ragionamento che lui fa è semplice. Dal significato storico, cultura viene da coltura, coltivare. Come si coltivano le piante, così si coltiva l'uomo, col bello, con il buono e avanti, l'uomo. E poi questa coltivazione produce un patrimonio. Questo patrimonio è ancora singolo, personale, però dopo un po' è evidente che si mette in comune e allora ecco che la cultura diventa un fatto anche sociale. Questo è il primo significato e questa cultura produce poi dei segni visibili, eccetera. Il rischio che poi si manifesta, dice Cardinal Biffi, è che si assolutizza la dimensione soprattutto individuale o comunque di quel momento come un'ideologia, e allora si arriva alla cultura relativistica, cultura marxista, cultura nichilista, vero?
e si può cadere nel disprezzo di chi ha altre culture. Oggi questo aspetto è veramente diventato molto problematico, perché la frammentazione e la pretesa di ognuno di vantare il grande significato della propria cultura rischia proprio di spaccare. Il cristianesimo, anche il cristianesimo può fare una cultura o no? Cioè, quest'uomo deve coltivarsi solo da se stesso o c'è qualcun altro anche che lo coltiva? Ecco il passaggio, cioè chi coltiva l'uomo non è soltanto l'uomo, ma Dio stesso che si è incarnato è il coltivatore. Gesù usa questi esempi nel Vangelo. E avanti, allora, lo stesso ragionamento che ha fatto per la cultura umana prodotta dall'uomo lo fa per la cultura cristiana prodotta da Cristo, rinnovando l'uomo. Quindi il Cristo che trasforma, il Cristo che fa fiorire, il Cristo che poi unisce. Nella lettera agli Ascritti abbiamo una bellissima frase di Rosmini che dice che Cristo è come il racemo attorno a cui tutti gli acini si raggruppano e viene il grappolo, no? Sempre nella immagine della vite. Allora questo è il soprattutto. Questa cultura cristiana produce libri, produce chiese, produce associazioni. Allora esiste una cultura cristiana, come esiste nell'altro campo, esiste e deve esistere, lottando contro, diciamo, due riduzioni. Una, di quel tempo, di pochi anni fa, insomma vent'anni fa più, la prospettiva molecolare, cioè facciamo le cose ma ciascuno in piccolo, no? Oppure l'altra di ridurre soltanto come sale che si scioglie e il lievito. I cristiani, e cita la lettera di Onieto, ma evidentemente dice no, non basta. Gesù parla anche della città sul monte, non solo del sale. Quindi ecco, questa civiltà cristiana può essere veramente affermata. Questo è il pensiero che ho trovato, ma è molto sintetizzato, nella conferenza di Cardinal Wifi, condivisa da Paolo VI, dove ci sono tutte le testimonianze avanti. Qual è il parallelismo con Rosmini, che ovviamente ha scritto qualcosa di simile prima? Il parallelismo è molto esteso, però mi limito solo al primo numero, potrei dire, delle cinque piaghe. Facciamo uno scoop un po' interessante, invece che leggerlo da una pagina trascritta, possiamo leggerlo dalla copia che un antiquario mi ha regalato, quindi quella che è uscita nel 1848, eccomi. E cosa dice il primo numero? Guardi com'è conciato, l'ha trovato su qualche bancarella e poi il numero uno delle cinque piaghe. Sembra di essere nel Medioevo qua con questa bella scrittura. Numero 5, c'è l'introduzione, numero 5, non numero 1, perché c'è. L'autore del Vangelo è l'autore dell'uomo. Ditemi se non ci deve essere una cultura cristiana, se l'autore dell'uomo è anche l'autore del Vangelo. Questa azione dell'autore dell'uomo e dell'autore del Vangelo produce i suoi effetti nell'uomo, ma senza andare avanti, proprio nello stesso numero 1, 5, 6, proprio qui, Rosmini dice che poi questi uomini animati dentro sono come i tralci sulla vite, cioè creano associazioni. E le associazioni, le azioni, cosa sono? Sono cultura, sono presenza, non solo teorica, perché si parla subito anche dei sacramenti, quindi degli effetti positivi. Quindi il solo numero 5, 6 delle cinque piaghe non fanno altro che dire quello che poi il cardinale Wifi sostiene come cultura cristiana. E concludo, Rosmini dice proprio così, che Gesù Cristo come pacificatore, Signore pacifico, tende a raggruppare tutti gli uomini, tutte le associazioni, tutto deve essere
instaurato in Cristo, direbbe, vero? Nel Pio X, se non mi ricordo male. Ecco, allora io ringrazio Roberto, ci conosciamo da molto tempo, almeno più di 10 anni, una stima di Roberto aumenta sempre di più. E spendo 2 parole perché Rosmini, vedete, va avanti con i grandi dottori, quello a sinistra là, che è incompetente, ma Monsignor Riva già l'abbiamo, Gianni Maritati è stato grande amico di Monsignor Clemente Riva e continua, ha fatto in modo che fosse dedicato un parco a Ostia, proprio a Monsignor Riva, ha curato una raccolta di testimonianze anche su Monsignor Riva. Quindi Rosmini va avanti, ecco, per esempio qui, con 3 persone oltre lei, che non sono rosminiani strettamente, ma che collaborano. Quindi io ringrazio quello che loro stanno facendo e adesso sicuramente dobbiamo dare, penso, la parola a lei. Grazie.